Dopo 108 giorni di detenzione, Carlos Ghosn esce dal carcere di Tokyo. L'ex presidente di Renault Nissan Mitsubishi ha pagato 1 miliardo di yen, pari a oltre 7 milioni e mezzo di euro, per la libertà su cauzione. Il tycoon 64enne di nuovo libero dovrà rispettare alcune misure cautelari relative all'utilizzo di telefono e personal computer, oltre al divieto di entrare in contatto con i dirigenti Nissan. Tramite un comunicato stampa, l'ex top manager ha ribadito la sua estraneità alle imputazioni. Secondo le accuse, Ghosn avrebbe commesso diverse irregolarità finanziarie, oltre ad aver sottostimato i suoi compensi per un valore di 80 milioni di dollari.